si è visto qua Varese ancora. Sì che sono. Ok. E la fotocopia di altre partite viste qua Varese in questi ultimi tempi. Molta grinta, molta voglia di fare, ma ancora una sconfitta. Sì, direi anche un buon gioco, non solo voglia di fare. La prestazione c'è stata ancora. Purtroppo, come ho detto ieri in conferenza stampa, le prestazioni in questo momento del campionato non bastano più. Bisogna anche fare risultato e cercare di fare risultato pieno. Ci abbiamo provato. Primo tempo ho dovuto già fare 3 cambi obbligatori perché per 3 infortuni. Tra l'altro quello su Neto non ci hanno neanche fischiato il fallo. Non è stato l'unico fallo che non ci hanno fischiato durante tutta la partita. Va bene, è andata così. Accettiamo il responso del campo. Ancora una volta si è preso un gol quando il Varese stava premendo, e ci riferiamo ai primi minuti della ripresa. Sì, direi che il Varese ha premuto tutta la partita, non solo i primi all'inizio del secondo tempo, perché nel primo tempo abbiamo preso un gol su un tiro da lontano, su un cross sbagliato di un compagno. Come spesso capita, avranno provato 100 volte un movimento, l'hanno sbagliato e hanno fatto gol. Il calcio funziona così, poi le redini del gioco le abbiamo avute in mano quasi sempre noi, però alla fine hanno vinto loro e quindi complimenti a loro. Davanti diventa sempre più difficile trovare qualcuno che la butti dentro. Pensare a Borghese centravanti dal primo minuto? Ma no, dai, queste sono stupidaggini. Adesso è arrivato un ragazzo nuovo, lo proveremo in settimana, si sta riprendendo miracoli, Luca Forte pian pianino anche lui salirà di condizione, sicuramente perderemo Neto, però non ci facciamo la testa, abbiamo perso una battaglia, non abbiamo perso la guerra. Mister, la sua espulsione è la prima forse? Sì, la prima in assoluto, ma infatti non penso neanche di meritarlo perché solo ho detto ma non hai visto che era fallo e mi ha buttato fuori. Evidentemente non aveva visto. Gli infortuni arrivano proprio nel momento sbagliato con altri 2 impegni ravvicinati, la mancanza di Neto, inutile stare qui a giacci intorno, è fondamentale lui per la vostra squadra. Sì, la mancanza di Neto è fondamentale, però abbiamo altri giocatori, cercheremo di fare di necessità virtù. Non dobbiamo fasciarci la testa perché piangerci addosso non serve a niente, dobbiamo continuare a lavorare, credere nel lavoro che facciamo e aspettare che le cose vadano per il verso giusto. Contento della risposta del pubblico? Sì, il pubblico ci è stato molto vicino, lo voglio ringraziare pubblicamente davanti alle telecamere. Penso che però anche il pubblico sia rimasto contento di noi, no, sicuramente non del risultato, però penso che abbia notato che noi tutti i ragazzi ci hanno messo veramente anima e corpo in quello che hanno fatto. Se a volte si sbaglia non è per volontà, però l'importante per il pubblico penso che ci sia stato l'impegno, la voglia di fare, la voglia di vincere, e presto arriveranno anche i risultati, spero. Mister, le prestazioni ci sono, l'abbiamo detto, i risultati no. Ti senti in discussione nonostante le buone prestazioni della squadra? Ma guarda, dico quello che ho detto agli altri, queste sono considerazioni che lascio agli altri. Io lavoro sereno, faccio il mio lavoro, cerco di farlo al meglio e dopo gli altri faranno le considerazioni che credono più giuste. Ok, grazie.